cosa ne pensi di questo PAP che vede come nuovo gestore l'amministrazione? Allora, diciamo quello che è cambiato sulla raccolta differenziata rispetto all'altra amministrazione, secondo me, è niente. Cioè, il casino c'era prima e il casino c'è ora. Siamo pieni di bidoni qui dentro che non sai più dove metterli, però la raccolta differenziata, se va fatta, si fa. I problemi sono due. Primo, che non sono puntuali nei passaggi. Per esempio, l'altra settimana la carta ce la siamo trascinata per tutta la settimana perché nessuno è passato a prendere. Il camion passa, non va, vanno a diritto. Magari anche per la stessa raccolta passa un camion e non te la prende, dopo mezz'ora ne passa un altro e te la prende. Quindi che senso ha farne passare due? Ieri l'altro, sempre per la carta, è passato un camion, l'ha presa lì davanti, ha lasciato la mia, ha lasciato quella della farmacia, dopo due ore ne è passato un altro a prendere. Quindi secondo me c'è tanto uno spreco di risorse, no, sa incredibile. La cosa peggiore è che ho detto, non sempre passano, anzi. Saltano. Diverse volte io la carico il sacchetto un bauliere e me la porto a casa mia che la raccolta differenziata di Vicarello non c'è. Ecco, ma comunque anche poi magari parleremo un giorno di Vicarello, comunque. Ora so che parte tra poco, anche il mese anche lì. Sì, ma ne parleremo. Però ho detto la raccolta differenziata può essere una cosa giusta che andrebbe fatta in maniera differente. Allora qui dentro ho detto quali sono i problemi. Sì, io ora sono stato a portare la rifiuta a lavorare. Sì. In centro ci ho messo un'ora arrivato. Dietro il camion della spazzatura un quarto d'ora in via Roma. Arrivo in via delle Grazie, dentro il camion della spazzatura che dietro un altro quarto d'ora, arrivo laggiù in via Goldoni e dietro un altro quarto d'ora. Non mi sembra che i camion devono stare in casa alla città a quest'ora, prima di tutto. Questa è la cosa più sbagliata del mese. Ascolta, di cassonetti con la tessera cosa ne pensi? Cassonetti con la tessera possono essere giuste se si apre ogni volta che te ne hai bisogno, però a quel che sento non si apre sempre se te ne hai bisogno tutti i giorni, non lo so, perché il settore mi pare si apre solo un paio di volte alla settimana. Sì, diciamo che i tempi di coprimento sono gli stessi. Questo non va bene, hanno... perché se ho bisogno di buttarla via domattina perché c'è una roba che fa cattivo odore in casa, perché la devo prendere. È chiaro che te a uno dice mi si apre e io dove vado a vedere nessuno a prendere il lavoro. Ci potrebbero essere questi atteggiamenti responsabili. Capito? C'è naturale, capita. Tanti sì. L'ho visto di gente dovuta a se tu dovessi dare un voto a questa amministrazione per quanto riguarda il gestore del PAP da 1 a 10? 4 e mezzo, no. Per essere benevolo. Però ti ho detto non è cambiato niente rispetto a quella precedente. Quindi, il casino c'era prima. Non ho visto cambiamenti per questo. Il casino c'era prima e il casino c'era ora, disorganizzazione c'era prima e disorganizzazione c'era ora. Io andavo a portare Valentina, sono partito di lì, era le 2:30, vado a chiudere lì, andavo al mercato centrale, via Gherardi del Testa. Grazie. Niente. Allora Mauro, che cosa ne pensa del PAP qui a Livorno? Allora, non è un problema come di Livorno, ma è un problema generico proprio del concetto della raccolta differenziata. Le parlo da organizzatore di lavoro, tempi e metodi, e le parlo da sistemista informatico. Cioè, quando si concentra un lavoro su poche persone, che sarebbe naturalmente un lavoro distribuito, che è l'ottica per la quale le procedure vengono ottimizzate, si crea solo del caos. Non è Livorno, ma qualsiasi punto in cui la raccolta differenziata è stata concepita. Quando tu fai in modo che anziché il singolo cittadino che con 10 secondi consegna il proprio sacchetto all'interno di un raccoglitore nei tempi e nel modo a lui più consono e lo porti dentro ad un contenitore che verrà raccolto da una singola persona che deve scendere da un camion, fermarsi in mezzo alla strada, prendere il sacchetto con una giornata piovosa come quella di oggi, sali, scendi, disagi per l'operatore, caos in mezzo alla strada perché inevitabilmente blocca la circolazione. Questo non è assolutamente efficiente. È possibile solo in Italia perché la raccolta della spazzatura, la gestione dell'immondizia è municipalizzata, dove ci si guadagna. Perché se fosse gestita da aziende concorrenti private e io posso scegliere se consegnare la mia spazzatura al privato A o al privato B e scegliere qual è il servizio migliore, il servizio più efficiente, quello che mi costa di meno, quello che rientra nelle mie esigenze, è chiaro che posso scegliere e avrei effettivamente un servizio
forse migliore. Sicuramente migliore, perché dove c'è concorrenza vera c'è efficienza. Maggiore... C'è efficienza. L'altro problema della raccolta differenziata è molto semplice, perché nessuno ci pensa. Io devo consegnare plastica pulita. Vero. Quindi io devo lavare e consumare acqua che io, privato cittadino, andrò a pagare per consegnare a chi poi su quella plastica ci dovrà guadagnare pulita. Ma e per quale ragione? Praticamente le spese poi salgono. Ma per quale ragione io devo consegnare della roba pulita pagando io dell'acqua? Non è logico. L'osservazione giusta questa. Un altro problema. Se io devo consegnare la spazzatura ogni 2 giorni e io devo partire oggi, cosa faccio? Mi devo tenere la spazzatura fino a quando torno? Salta il cosa turno, succede? Cioè io devo essere vincolato alla consegna della mia spazzatura perché non rientro in quel giorno? E devo quindi partire, devo lasciare il sacchettino al mio amico? Quindi lei direbbe conferimento H24. Il conferimento deve essere H24. Poi se tocchiamo Livorno, andiamo a toccare, come sente io non sono di Livorno, sì, sono di un'altra provincia, sono di Ferrara, dove la raccolta porta a porta esiste da tantissimo tempo, perché nel centro storico i sacchetti i bidoni non possono essere messi, ci sono i sacchetti, ma i sacchetti vengono esposti qualche ora prima del passaggio. E sono puntuali al passaggio? E sono puntuali. E sono, diciamo, un attimino più efficienti di quanto avviene a Livorno, ma c'è un altro problema poi a Livorno. Cioè da noi girano di notte a raccogliere la spazzatura, non girano durante la giornata. Sì. Quindi l'eventuale mezzo che si ferma in mezzo alla strada, si ferma alle 3 di notte e non blocca la circolazione, come invece avviene qui. Cioè, diciamo che qui si sommano, ve lo dico appunto da straniero, due problematiche. La raccolta differenziata, che come ribadisco è un assurdo proprio di logistico, più la livornesità, passatemi questo concetto, dove qui per esempio hanno già rotto tutti i calzonetti per poter infilare la roba senza la tessera. È vero. Ok, questo notato, è un problema questa cosa. Questo rientra nella livornesità, cioè che mi faccio i cavolacci miei quando viene a mio vantaggio. Però un secondo dopo, se ti devo dire, come dite voi, così non sei nella regola, ecco che il livornese ha questa doppia faccia. Quando va bene per lui, fuori regola sempre tutto. Quando deve far notare, è il testo fuori regola. Grazie Mauro. E che voto darebbe allora a questo punto? Da 0 a 10 io per tutta la raccolta differenziata, non quella di Livorno, è 0. Perché è un assurdo proprio a livello logistico. E ripeto, si carica il cittadino di costi, non sono del cittadino, io non devo lavare la spazzatura che consegno, tipo la plastica, dopo che ho finito di fare la mangiare. Grazie. Marco, siamo qui in Bocco Cappuccino, vedo che c'è una batteria di cassonetti, quindi non c'è conferimento porta a porta. Allora, il servizio non funziona bene. Prima di tutto, cassonetti, diciamo, per esempio, le criticità legate un po' al fatto che sono le persone più deboli, quindi si funziona con facilità, un po' anche perché qua ci sono delle case occupate, della gente che ha nero, non ha tempo, molto probabilmente e danneggia il cassonetto per poter conferire i frutti. In più la cosa assurda è che con i cassonetti così, cioè, si dovrebbe lavorare in qualità, però non avere il blocco del conferimento a volte per l'organico, una volta per l'indifferenziato. Poi ci sono molte persone che sono anziane o se no protettrici di handicap, per cui hanno difficoltà a muoversi, gli piace fare quelle piccole operazioni di casa per avere l'autonomia, che ora non hanno più, perché se qualcuno non lo aiuta arrivano con dei carichi molto grossi. Se qualcuno non aiuta non sono più in grado di buttare via la spazzatura per conto loro, mentre fino a qualche tempo fa, prima della grande rivoluzione nogariniana, lo potevano fare tranquillamente. E queste sono persone che ci stanno attenti, cioè separano il vetro, separano la plastica, sì, fanno le buone conferimenti.
e non ce la fanno. Non ce la fanno. Cioè, anche perché se una persona arriva lì alla mazza, deve usare la testa, deve aprirlo contemporaneamente, cioè ci vuole qualcosa di... Ci vuole anche un po' di coordinamento, eh? Sì, sì. Tieni il braccio capito. In appoggio, devi conferire, c'è la testa in mano, qualche volta tagli anche la testa. Cioè, capito, ma loro non avevano questo problema finché potevano conferire tutti i giorni, perché portavano poca roba, ma la portavano bene. Ora con il conferimento così, quando portano la roba è tanta e non c'è. Dunque Marco, ho notato qui davanti all'Istituto Nautico batterie praticamente forzate, una addirittura l'hanno ammaccata, l'hanno forse anche martellata perché hanno aperto un varco per poter... Però bisogna distinguere il caso, mi è successo a me di vederlo. Adesso non si, quello che lo deve rompere ora non si rompe particolarmente le scatole, sa dove deve picchiare per rompere la serratura, o comunque sa dove magari mettono la plastica sulla parte della chiusura così non chiude e quindi hanno risolto il problema. Quando c'è una rottura grossa oggi molto probabilmente è legata anche al malfunzionamento di questi cassonetti quando vengono svuotati, perché a me è capitato di vederlo, l'ho visto in via Carlovini che c'era, il cassetto era normale, lo fotografai anche, passò il camion, c'aveva questa cosa nel mezzo rotta, ma lì non l'aveva rotto nessuno perché ci ho avuto la passatura io. Ma è proprio perché non troppo ammarcato, non proprio forzato. Sì, no, ma bisogna distinguere, perché ogni botta ha una storia a sé. Che voto daresti a questa raccolta differenziata? Allora, io a questa raccolta differenziata gli do 2, perché non lavoro in qualità. Basterebbe fare un controllo cosa arriva nell'indifferenziata termovalorizzatore per vedere chiaramente che non si lavora in quantità. La differenziata viene fatta soltanto sulla carta. Non sappiamo ancora quanto le cifre ufficiali di quello che viene realmente recuperato per sapere appunto se questi sacrifici vale la pena fare. Non sappiamo che risparmio abbiamo nel conferire in questa maniera quando se si vende della materia prima seconda derivata dai rifiuti. Cioè sono dati che non vengono dati, a mio avviso c'è la seria possibilità che non vengano dati perché sono un disastro, per cui... Scusa, una domanda. Non sappiamo che cosa arriva nel termovalorizzatore dell'influenza. Cosa significa? Che non viene fatto un vaglio prima? Anche se venisse fatto un vaglio, basta vedere nel cassonetto se viene buttato nell'indifferenza. Cosa fa la gente? Quelli che non sono civili, eccetera. Un giorno buttano la spazzatura nell'indifferenziata tutta. Il giorno dopo buttano nell'organico tutto quello che hanno. In questa maniera hanno 5 giorni di esperimento, tutto la loro, quindi la mischia. Quindi per questo andrebbe rivisto il meccanismo, andrebbe rivisto anche come cosa accede a termovalorizzatori, ci vorrebbe più trasparenza. In epoca cosmica non è stata una grande amministrazione, era molto trasparente. Se uno voleva andare a vedere come c'era la preselezione prima del TVR, se uno lo voleva andare a vedere gliela facevamo vedere come funzionava, c'erano i dati delle emissioni pubblici. Da quel punto di vista lì erano delle buone pratiche, per cui si sapeva grosso modo come funzionava. Si sapeva quanto costava bruciare a tonnellata una tonnellata di rifiuti, si sapeva quanto pagavano eventualmente le altre aziende per portare i rifiuti qua a bruciare, cose che adesso io francamente per curiosità mia ho provato a cercare e non ho visto niente, non riesco a trovare. Grazie. Prego.